Ammetto che non è una zona che frequento. Magari vado da altre parti, vado a Carloforte, vado a Sant'Antioco, ma Porto Studo non lo frequento. La preparazione è stata una scoperta di un posto nuovo, molto bello, ma con pochissimo pesce. Veramente con pochissimo pesce. Mi sono informato, ho chiesto ai vecchi pescatori, mi hanno detto che è un posto dove non c'è mai stato pesce neanche prima. Quindi non credo che dipenda dalla pressione venatoria, credo proprio che sia un posto dove il pesce sarà poco per tutti. Hai riscontrato come tu, come tanti altri, questo cambiamento molto veloce della temperatura dell'acqua? Perché molti si sono lamentati del taglio che c'è stato da agosto ad oggi della temperatura. Anche tu hai riscontrato questo fattore? Ad agosto non so com'era l'acqua. In questi giorni non ho sentito freddo. Cioè, io sentivo un leggero taglio, ma non era una infatti mi stupisco anche io, è una cosa che ho trovato poco marcata, ma non l'ho trovato così. Noi abbiamo trovato invece atleti con mute da 8 perché hanno questo più un taglio. Mute da 8 se stai facendo traino lungo magari ci vuole, ma se stai pescando. Sì, però si sono proprio lamentati della maestralata che hanno trovato e hanno detto che c'erano condizioni molto fredde, che il taglio freddo da 16 gradi anche. Ci lamenteremo con l'organizzazione perché è entrata maestrale e che abbiamo avuto invece una preparazione bellissima, cioè a parte il primo giorno che c'è stato mare, poi io sfido in altri campionati a ricordarsi giornate patanone, gente nuda che faceva il barcaiolo, cioè bellissimo, tempo bellissimo, mancavano i pesci. Per quanto riguarda invece prede come appunto predatori, dentici, cose del genere, è una domanda che ho fatto un po' a tutti, hai trovato? Io ne ho visto qualcosa, però non li ho mai rivisti nel suo posto e non li ho mai ritrovati, quindi erano pesci di passaggio. È una difficoltà comune invece il fatto che molti hanno trovato difficoltà nel marcare i pesci perché hanno denunciato il fatto che sono coste molto battute dai paperini, da questo tipo di pesca e quindi un pesce che non era molto stanziale, un pesce molto in movimento. Hai riscontrato anche tu questa difficoltà? Sì, ma il pesce in movimento anche a 30 metri, io non credo che a 30 metri vadano con la palletta a pescare, quindi è proprio il tipo di fondo che il pesce probabilmente non è tranquillo. Non so per quale motivo, ma comunque lo stesso comportamento c'era a 30 metri, quindi a 30 metri con la palletta non pescano. Quindi... Certo. Una domanda per concludere, previsione in generale? No, sono scaramantico. Neanche in generale? Perché no, perché la fortuna regna e se uno è fortunato può vincere, se uno è sfortunato può perdere. Vabbè. Cioè, ognuno è le sue previsioni. Dopo. Vabbè, un saluto allora dagli amici dello Pescasso.